entrare. Ok, ha spento la radio. Perché hai spento? Lo sai perché. No, non credo. Dai, sforzati un po'. Inizia per P. Pausa? Persi, Max, ci siamo persi. No, stiamo solo esplorando il luogo. Certo, quindi persi. Questo lo dici tu. Occhio! Ma che cazzo? Ma io ho il controller lì. Non sono io che ho preso quella buca. Beh, forse la buca ha preso noi. Ci hai pensato? Wow, campione mondiale di arrampicata sugli specchi. Grazie. Davvero notevole. Grazie. Ma rimani che ci siamo persi. Aspetta, ama aggiustare impostazioni. Aspetta. Max, non è un problema. Ammetterlo non ti rende meno uomo. C'è Colombo non... Ah, ok, no, perché non ce l'avevo nel... Ok, adesso mi funziona. Mi funziona? Sì, ok, adesso mi funziona. È perché avevo selezionato BS. Ok, ok. Fosse perso arrivando sulle nostre spiagge, non avremmo gli Stati Uniti d'America. Niente hot dog, addio torta di mele. Colombo non è mai arrivato in Nord America. Che vuoi dire? Pensava di essere in Asia. Sul serio? È solo un altro uomo che non ammetteva di essersi perso. Beh, a quest'uomo hanno dedicato una giornata intera. Quindi direi che il caso è chiuso. Oh mio Dio. Vabbè, non penso che... basta che arriviamo al campo prima che diventi scema, grazie. Ce la faremo, ce la faremo. Ma lui chi è? Io l'ho già visto lui. Prendi il volantino, prendi la mappa. Voilà. Cos'è quella? Sembriamo io e Shiro. No, davvero, che fine ha fatto la mappa vera? È questa la mappa vera. Quella sul telefono. Non prende. Ti pareva. Ok, vediamo. Quindi siamo... Mi sa che i campi estivi non sono sulle mappe. Non c'erano cartelli. Ehi, guarda la strada! Oh, oh mio Dio. Che cazzo era? Oh mio Dio! Ma raga, l'avete visto dietro la macchina? Ah! Cazzo, mi sembrava cerchio, invece era la levetta. Sono tutti... infatti... Ma sembra... No, ma non è quello di Shameless. Non è Jeremy Allen. Chi è? Ho già visto sto attore. Ah, stai bene? Sì, sì. Almeno sono tutta intera. Cristo santo, per te cos'era? Un orso? Non lo so, sembrava... Cosa? Io mi sono spaventata nella tipa dietro. Era un orso. Allora cosa? Penso fosse una persona. Zan zan! Cazzo, sì. Abbiamo investito qualcuno. Quasi investito. Non lo so. Cioè, era molto vicino, troppo vicino, ma forse non l'hai... Non lo so. I don't know. Bronno. Che c'è? Mi sono giocato la macchina. Magari non è così grave. Devo controllare i danni prima di provare a riaccenderla. Mi prendi la cassetta nel bagagliaio? Sì, okay. Sì, ok. Cominciamo bene, ragazzi. Comunque quella di dietro sembrava tipo una suora satanica, non lo so. Ok, per camminare, perfetto. Andiamo dietro. Fruga. Comunque è tutto buio, ragazzi. Rejected da cosa? Max. Oh, grazie per l'interesse a Landis University. Però vabbè, è stato rifiutato dall'università di Landis. Com'è che si chiama lui? Io mi sono persa, ragazzi. Grazie mille. Prego. Ti serve una mano? Sì, vedi se riesci a farmi luce qui. Max, ok. Ecco qua. E lei? Perfetto, grazie. Laura?
Laura. Prima ce ne andiamo, meglio è. Immagina di stare rannicchiata di fronte a un falò enorme mentre intoni i canti del campo. Nessuno si rannicchia se ha davanti un falò enorme. Perché no? Per evitare di prendere fuoco. Allora, immagina di stare rannicchiata di fronte a una stufa. Beh, ovunque, meglio di qui. Oddio. Ah, c'è qualcuno. Vedi, c'è la vecchia. Ma l'hai vista? Si vedeva benissimo, era vestita di bianco, zii. Te prego, tornate in macchina. Dai. Dove vai? Ma guarda, è scema. È scema. Ehi, non allontanarti, ok? Ho quasi fatto. Oh, cazzo. Spavalda condiscendente. Oddio, non lo so. Condiscendente. Oddio, Max, vieni qua! No, aspetta, ma non volevo dire... Ho paura che ci sia qualcuno là. Ah, ok. Sei seria? Sì, sì, cazzo! Forse non sta bene, non so. Non abbiamo investito nessuno. Senti, non lo so, ma ho sentito qualcosa, una donna. L'abbiamo presa. Voglio solo controllare. Ok, no. Va bene. Ma non allontanarti, ok? Stai sì, seguendo. Ma io non volevo controllare, io volevo andarmene. Cioè, okay. Questi scendono. Tu pensa alla macchina. Cioè, questo potrebbe essere qualunque cosa. Ma poi scusa, se quella che hai investito, no? Cioè, nel senso, non è che se ne vai in giro per la foresta, sarai in mezzo alla strada quella che hai investito, giusto? Comunque non vedo un cazzo. Impostazioni. Schermo. No, perché non vedo veramente niente. Devo alzare un attimo perché era così. È imbarazzante. Ok. Ah. Allora. Posso correre? Posso fare? Cos'è questo? Vado di qua. Ma è bello che lei va da sola, eh? È pazza. È completamente pazza. Ah, qui c'è qualcosa. Oddio. Arums Kaboom. Indizio scoperto. Locandina LB per visualizzare. Locandina di Arums Kaboom. Ok, questa è la locandina di uno spettacolo itinerante. Sembra sia qui da un bel pezzo, dimenticata nel bosco. Sono segni di bruciature quelli agli angoli. Boh, parrebbe. Perché c'è questo? Circo. Vabbè, ok. Non va bene. Siete soli? Vedi la figura di Anna e dici dai, andiamo a vedere. No, ma infatti è follia. Sì, ma dobbiamo continuare ad entrare? E Max, scusami? Ma Max poi ci lascia andare da solo? No, raga, io non voglio andare. No, raga. Ma poi quanto cazzo è grande sta foresta? Sto andando a caso. Io torno indietro. Ma l'avete vista, cazzo? Io so già, questa muore. Io già lo so che muore. Torna indietro. Torna indietro. Beh, vabbè, ragazzi, io se perdo il personaggio già adesso mi fa ridere. Lei l'ho vista. È un fantasma, è quello, non lo so, non capisco cos'è. Vi prego. No, ti pe- Ora. Vi prego, qualcuno. Dove sei? Io sono morta.
B, X, Y, ok. Oddio. Ah, giù, ok. Ragazzi, non la vedo bene. E questo ci aspetta. Ehi, che c'è? Andiamocene. Parlami, tutto bene? Andiamocene. Parlami, che ti è successo? Dimmi. C'era qualcosa là. C'era tipo... si sentivano rumori dappertutto. Ehi, tesoro, come... respira, tutto ok? Siamo nel bosco. C'è di tutto qui in giro, animali. È normale spaventarsi. No. Ce ne possiamo andare, per favore? Sì, 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 andiamo. Ok. Allora, non ve l'ho detto, però di solito in questi giochi ci sono, c'è proprio un gruppo di protagonisti e i finali sono diversi in base a quanti riuscite a salvarne. Max, sbrigati! Ci siamo, ce ne andiamo. Possono morire tutti come salvarsi tutti. Cazzo! Max! Sto... ok, dammi un minuto, un secondo. Dobbiamo andarcene, Max. Ora se fai così non mi aiuti. Non puoi dirmi, voglio solo andarmene subito, perché okay, non... basta! Cazzo, scusa, tesoro. Scusami. Va bene, non fa niente. Respira, respira. È tutto ok. Qui siamo al sicuro, non succederà niente. Cristo do santo! Oh, cazzo! Porca miseria, mi sono fermato. Notte, Wasa. Ah, questo attore lo conosco. Salve, agente. Bella serata, vero? Per caso siete feriti? Stiamo bene, siamo solo scossi. No, no, io sono terrorizzata. Mm-hmm. Insomma, mi dite cosa è successo? LB per visualizzare. Aspettate. Ma porca miseria, perché? Che problemi ha TikTok? Live disconnessa. Allora, accesso live, ma che problemi hai? Contenuti non originali? Sì, comunque ha dei problemi TikTok, cioè... adesso non c'è più la live. Ok. Cioè, vedete, io adesso ho questo cazzo di problema con TikTok, che praticamente mi dice... l'infrazione, contenuti non originali e codice QR. Adesso ditemi voi perché. Ditemi voi perché. Cioè, facciamo il ricorso. Cioè, per me questa cosa è assurda. Soprattutto, ma non significa un cazzo, ma anche i miei ultimi video sono stati limitati per questo. Infatti, cioè, ragazzi, se riuscite... a guardare i miei ultimi video, magari a lasciare un mi piace, commenti, condividere o quello che è. Qualcuno ti segnala, boh, non lo so, a me non esce fuori, cioè non mi è uscito che qualcuno mi ha segnalato. Potrebbe essere che magari c'è qualcuno che mi sta segnalando, può essere. E a sto punto, vaffanculo, spero che veramente ti venga il diarreo, proprio una diarrea pesante. Ok. No, amo TikTok, è strano, mi hanno buttato giù il profilo a me. A posto. Ma è assurdo, cioè è assurdo. Cioè fanno incazzare, fa girare i coglioni ste cose. Vedi, mi hanno praticamente revocato l'accesso alle live, quindi adesso non posso più fare live. No, vabbè, per 10 minuti. Devo aspettare 10 minuti. Vabbè, chi se ne frega. Chi se ne frega di TikTok, chiudiamolo. E vaffanculo. Cioè, mi fa girare il cazzo. Cioè, ci sono io che gioco come... cioè, come una live normale, raga. Ma stessa cosa per i video. Eppure... cioè, TikTok mi dice che i miei contenuti non sono originali. Quindi adesso ho la live revocata e l'accesso limitato ai video. Cioè, la visibilità limitata ai video. Vaffanculo. L'odio per i brutti e gli invidiosi. E TikTok ne è pieno. I know, I know, I know.
Vabbè, comunque, vabbè, io spero che non sia qualcuno che mi stia segnalando a questo punto. Cioè, spero che... cioè, perché sennò veramente... imbarazzante. Comunque, raga, se riuscite veramente a guardare... andare nel sul mio profilo, guardare gli ultimi video, mettere like, condividere o comunque commentare, mettere nei preferiti. Grazie a tutti. So già che qualcuno l'ha fatto, quindi grazie, grazie. Non puoi farti verificare il profilo? Devo andare a vedere. Però non penso che vanno a verificare me, cioè, nel senso. Quindi, boh. Ma infatti è assurdo. Poi ci sono i tizi che si... esatto, che si fanno il pollo arrosto. Niente restrizioni, cioè, boh. Grazie, Bronno, grazie. È imbarazzante, raga, veramente imbarazzante. Vabbè, comunque, continuiamo. Esatto, ci sono pure quelli che rubano i video e ci mettono i video degli slime e nessuno dice niente. Vengono a rompere il cazzo, ma comunque ok. Vaffanculo TikTok. Sì, cos'è che mi aveva chiesto? È sbucato qualcosa, facciamo vaga. Beh, stavamo guidando e la strada è molto buia qui e poi... non so, avremmo preso una buca perché siamo... andati fuori strada e adesso siamo qui. Insomma, queste strade non sono messe proprio bene. Percorso già scelto. Perché lui ha il sangue? Scusi. Il poliziotto non ti crede. Cazzo. La tenga accesa. Scusi. Il poliziotto non ti crede. Non è tipo il poliziotto più spaventoso del mondo. Aveva del sangue, non lo so, comunque è il sul primo collo. Che incontro. In tutta la vita. Sai, non sono una criminale. Ok. Ti prego, dai, vattene. Lasciami stare. Bene, allora volete dirmi che cosa ci fate qua giù, lontano da tutto, in piena notte? Ok, diciamo la verità, raga. Amichevole, sbrigativa. No, no, sì, amichevole, dai. Stavamo andando ad Hackett's Quarry. Siamo i nuovi tutor. Inizia domani. Sì, lo sappiamo, ma volevamo venire prima per ambientarci. Sì, sanno che arriviamo. E a dirla tutta, uno di noi ha sovrastimato il suo senso dell'orientamento e ci siamo persi. Non arriverete ad Hackett's Quarry. Non stasera. Come no? L'Harbinger Motel è più vicino, andrete lì per stanotte, ok? Io vorrei farvi vedere il sangue. Io credo che non ci fermeremo, gente. Il signor Hackett sa che stiamo arrivando, l'abbiamo avvisato. No, signora, vi fermerete all'Harbinger Motel, ha capito cosa ho detto? Perché Hackett Quarry no? Io non so se voglio insistere, vabbè, perché no? Con tutto il rispetto, agente, perché non ad Hackett Quarry? Perché vi ho detto di fermarvi al motel. Non ho capito, ci sta salvando il culo? Ok, non capisco davvero dove sia il problema. Signora, scenda dal veicolo. Cosa? Perché? La gente non ha fatto nulla. Signora, se non le dispiace scendere dal veicolo, vorrei mostrarle un percorso sulla mappa che ha lì. Ok. Oh, ok. Certo. Ehi, resta nell'auto. Il poliziotto si sta spazientendo. Tutto ok, ok. Vabbè, tranquillo. Ricordiamoci che okay. Notte c'è un poliziotto, lui armato. Quindi, forse è meglio pochi cazzi. Andiamo al motel. Ok. Allora, noi... ma ce n'era bisogno, scusa. Siamo proprio qui. L'Harbinger Motel è qui. Grazie. Quindi dov'era Hackett's Quarry? Beh, sono sicuro che i ragazzi dell'Harbinger Motel ve lo sapranno spiegare domattina. Sì, ha degli occhi strani.
E Harbinger Hotel sia. Andiamo. Eh sì, ci vogliono mandare all'hotel. Harbinger Motel. Niente deviazioni. Ok. E state attenti alle buche. Boh, ci avrà salvato una dichiarazione. Buonanotte. Raga, che ansia, ragazzi. Io in ansia. Ma comunque bastava dire ok e poi non andare. Sì, è vero. Sarebbe stato lei. Perché diavolo se ne sta fermo lì? Sì, comunque io avrei avuto paura. Allora, infastidita, sollevata, che tipo facciamo sollevata? Il tizio era un ammasso di energie negative. E sembrava non farsi una doccia dal neolitico. Oh mio Dio, davvero. Hai notato cosa aveva sì, sul sembrava... collo? Era sangue. È stato... un piacere. Oh mio Dio. Oh mamma. Va bene, rimettiamoci in marcia. Sì. Per questa notte abbiamo avuto anche troppe emozioni, sono esausta. Concordo, dov'è il motel? Ok, noi siamo qui. Mm-hmm. E il motel è qui. Ok. Ma noi andiamo qui. Qui dove? Hackett's Quarry. Ah, ci andiamo lo stesso. Come hai fatto? L'ha fregato e mi ha indicato dov'era. Astutissima. Sicura non sia meglio andare al motel e dare retta a quel tipo? Tesoro, vuoi davvero dare retta a un poliziotto da brividi in un bosco da brividi per andare in un cazzo di hotel da brividi? Se la metti così, no? Rimettiamoci già in viaggio. Sono d'accordo. Brividi. Signora? Oh mio Dio, giuro, se mi chiamava un'altra volta signora gli ficcavo il distintivo su per il cazzo. In effetti, davvero, signora. Ti sembra una signora? Fra 20 anni forse può chiamarmi signora. Questa avrà 18 anni, ciao, voglio dire. Cosa? Beh, 20 anni... non direi. Attento. A me piacciono le signore. Ok, argomento chiuso. Carino lui. Lui è carino. Ok, siamo arrivati a... alla Hackett's Quarry, al Summer Camp. Campo estivo, il 25 giugno. Ok, Laura. Non è possibile, qui non c'è nessuno. Dopo tutta quella cazzo di strada. Max, prima diamo un'occhiata, poi saltiamo alle conclusioni. Ci hai parlato con il signor Hackett, hai solo lasciato un messaggio. E cosa cambia? Tutto, cambia che non c'è nessuno. Ehi là? Non controlla i messaggi. E come facevo a saperlo? Poi, c'è sicuramente qualcuno qui. Sì, oppure è un'auto abbandonata e stiamo ancora perdendo perché tempo. Perché dovrebbe esserci un'auto... Torna in macchina. Max, dai. Max, non fare lo stronzo. Ok. Questo si è chiuso, abbiamo detto, giusto? C'è qualcuno? Il modo in cui tornerei a casa subito. Sì, ragazzi. Io ero arricchiata in una... Io non so loro come facciano, sinceramente. Cioè, io avrei proprio gli attacchi di che panico. Palle. Ma poi lei come... Cioè, quando è andata nella foresta... Lei è proprio pazza. Va bene. Ma non posso correre cose. No? Boh, andiamo di qua. Vado a caso. Ok, qua è chiuso. No, non volevo scendere. Volevo andare di là. Ma se io vedo una casa totalmente al buio, dispersa nel bosco, scapperei. Non sarei partita sapendo che sarei arrivata di notte anche. Però sai, parti di notte perché vuoi evitare il traffico. Oh cazzo, io odio queste inquadrature. Le odio, cazzo. Vabbè, andiamo da Max, va. Più che altro è che cavolo, cioè, il giro nella foresta di notte non te lo fai, raga. Cioè, dai. Assurdo. Ok, lì c'è qualcosa. Ma Max dove è andato? Cioè, me lo sono perso. Vabbè, comunque. Ok. Ok.
Tree Walk, Fire Pit, Tree House, Jetty, Boot House. Noi dov'è che siamo? Car Park. Boh, forse siamo al Car Park. What doesn't kill you make you stronger. What? Ma che cazzo è? Ciò che non ti uccide ti fortifica. Ma perché questo motto non mi piace? Ma Max, dove sei? Sì. Dove sei finito? Un avvertimento. La canzone di che? Di quella? Ah, diceva così, non l'ho sentita, Nancy. Non ci ho fatto caso. Ma comunque c'è un'altra macchina, scusatemi. Qualcuno ci sarà? Max, che cazzo stai facendo? Ce ne andiamo? Ma dove te ne vuoi andare, scusami? Al motel? Oddio. Comunque lei è completamente folle. Ah, quella canzone, ok, ok. Pensavo quella prima, quella che era nel videogioco. No. Ehi. Ma lo vedi? Ehi, che tu, stai bene? È strano. No, comunque lei ha dei problemi, ragazzi. Basta. Torno subito, vado a cercare aiuto. Max. Max, vieni ancora. Qui, ancora. No. C'è qualcuno in cantina, forse è bloccato. Bloccato? È il signor Hackett. No, non lo so. Porta gli attrezzi e rompiamo il lucchetto. Ricordati che è bionda. Sono tornata. Adesso ti tiriamo fuori. Ma lei non lo sa perché deve essere. Ehi. Ehi. Ma che hai portato? Non lo so, hai detto attrezzi. Perché non hai portato? C'è qualcuno. Io non vedo nessuno. Come no? Guarda. Lo sto facendo, giuro. Fa vedere. Io l'ho già vista sta scena, ragazzi. La foresta, uguale, come la foresta. C'era davvero qualcuno lì. Ok? Ok, quindi... Sì, comunque lui è fin troppo carino. Prendi il martello, prendi le chiavi inglesi. No, io prendo il martello. Lo spacco. Sicura? Farà un sacco di rumore. Indecisa. Ah, cazzo, però farà rumore. Quindi devo aiutare. No, indecisa. Chiavi inglesi! Sì, ok. Chiavi inglesi. Allora, dammi le chiavi inglesi. Aiuto, letto, non dire che... Una mano? Sì. Sì, comunque ti anch'io gliel'avrei detto. Senti, bella, sali in macchina e stai zitta, cazzo. Sì, Terry. Hai visto il film La casa? Ehi là. Ma questo potrebbe essere chiunque, un pazzoide, un psycho. Sei ferito? Sei reale? Satana, potrebbe... Cioè... Ehi, sta attenta. Poi non ti ha chiesto aiuto, cioè non ti ha detto niente. Ah, ma poi è lui che si siede! Max, ma sei cretino? Ma che fai? Davo solo un'occhiata. Seduto? Mi prendi per il culo? Che si siede totalmente. Ma scusa. Oh cazzo. Ian. I don't like it. Chi è? Prima c'era Silus, vero? Indizio scoperto. Collare insanguinato. Allora, questo collare insanguinato è troppo grande per un cane. E poi che razza di cane si chiamerebbe Ian? Ho preso altri indizi per caso.
Storia degli Hackett. Storia del campo. Ok. È un collare. Oh mio Dio. Vattene. Vattene. Andiamocene. Andiamocene. Max. No, comunque voi avete qualcosa che non va. Perché, cioè, io avessi visto una cosa del genere, sarei co... Forse era un opossum o qualcos'altro? No, c'era davvero qualcuno qui. Ehi, siamo stanchi, Max, non credi? Prendila. Adesso andiamo al motel, scappate. Torniamo domattina presto e controlliamo tutto meglio, ma... Insomma, tu non sei esausta, io sì. Max, vai fuori, qua ci Forse chiudono dentro. Max! Max! Oh no! Notte, Andrea! Che cazzo è stato? Max! Sanguino. Oh mio Dio! Ne ho già perso uno! No, ti prego. Raga, via. Via. Mi sto disseguendo. Oh, poverino. Questa è colpa tua, Laura. No, aiuta Max, che cazzo, dai. Percorso scelto, mannaggia. Io poi, quando mi dice percorso scelto così, mi mette ansia. Dai, Max, muoviti, due piedi. Dai, 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 uno, un altro. Muoviti, usciamo da qui. Non mi piace, non mi piace. Cazzo, chiudi. Chiudi. No! Ma che cazzo, ma non l'ho visto. No! Ma what the fuck? Ecco, pezzo di merda. È tuo quel cagnolino, ecco. Questo posto vi sembra il maledetto Harbinger Motel, per caso? Comunque penso che lui sia buono. Penso. Vabbè, siamo... Ho perso già i due personaggi. Fatemi capire, non lo so, vabbè. Ma a chi è che ha sparato? Al cane? A Max? Boh. Ma io non ho capito quale personaggio vi è. Io gestisco Laura adesso. Però in teoria si fanno i giri di tutti i personaggi. A tutti e due? Boh, non lo so, ragazzi. Io terrorizzo. Mica quando è comparso il coso mi sono saltato di brutto. Vabbè, raga. Bene. L'intro di The Quarry, perfetto. Bello. E questa canzone, vaffanculo, io panico. Quando io sono morta da ridere, quando quello è caduto dalle scale. No, comunque è bruttissimo, cioè io mi sentirei in colpa per Max. Picchia. Cioè, guardate quanti teschi, che cazzo è? Dove siamo? Salve, prego. Questo è il mio spettacolo. Sei qui in amicizia, non è vero? No. Ti stavo aspettando. Ho aspettato, sì. Perciò spero che il nostro tempo insieme sia illuminante. Ok. Non avere paura. Sono qui per aiutarti. Considerami come la tua guida verso l'ignoto. No, grazie. Emozionante, sì. E spaventoso. Ma se avrai coraggio e mi permetterai di aiutarti, io posso farlo. E tu aiuterai me. Non hai trovato nulla, dunque io non ho niente da mostrarti. Devi guardare meglio. Cazzo, non ho trovato niente. Se tu non aiuti me, come posso aiutare te? Ho capito. Tra noi non c'è amicizia. Lo hai detto anche tu.
Prova tu a cercare meglio. Le carte solo con panico e terrore, non so io. Ci sono segreti da queste parti. Segreti e bugie. Strade da scoprire, su cui posso far luce. Se me lo permetti. Allora, penso che lei si stia riferendo aiutami a delle carte che ti rivelano il futuro. Ricorda, ciò che non ti uccide ti fortifica. Perché tipo in Until Dawn, se non sbaglio, forse c'erano i quadri. O forse in Dark Pictures sicuro ci sono. In Until Dawn non so se ci sono. Praticamente ci sono degli oggetti in questi giochi che se tu li trovi ti rivelano il futuro. Quindi tu puoi anche in base a quelli decidere cosa fare, no? Se ti ricordi. Però vanno trovati. Ma a me la signora sembra quella che era in mezzo alla foresta. Ciao! A presto! Pace e amore! Vediamo, ragazzi! Sì! Ma cazzo, ma siamo al 22 agosto, raga. Ma è passato più di un mese. Quanti cuori spezzati quando finisce il campo. È l'apocalisse dei romantici. Facciamo ragionevole. Beh, non si sa mai. L'universo ha il suo modo di sistemare queste cose. L'universo? Sì, tipo le divinità cosmiche... dello spazio. Divinità cosmiche? Esatto. Ok, dimmi. Niente da dire, siamo a posto. Oh, a postissimo. Sì, super a postissimo. Quindi ti ha mollato, eh? Oh, cazzo. Ok. Ma chi? Piantala. Ciao, Emma. Ehi. Lei? Emma? Ok, direi che... Sai che esiste la consapevolezza dello spazio? No, risparmiami le robe da nerd. Fai il bravo e prendi le ultime valigie. Sì, boss. E salutami tanto, Emma. Sei una brutta persona. Sì, lo so. Ok, a lei già mi piace. Ok, siamo lui, che non so come cacchio si chiama. Ok. Fatemi vedere una cosa, scusatemi. Allora, percorsi. Laura e Max. Che cazzo di percorso? Laura ha provato ad aiutare Max. Ok. Al di sopra della legge. Ha mentito al poliziotto. Indizi. Abbiamo sempre i soliti. Prove. Boh, non ho prove. Ah, Jacob lui si chiama. Campo. Casetta del campo. Ok. Tarocchi. Ah, i tarocchi. Io non ho raccolto tarocchi. Grandissima scena. Bravissima. Vabbè, raccogliamo le borse. Ah, posso... Ok, non vedevo, cazzo. Com'è morto? Boh. Attaccato da un cane deforme. Magali, muoviti. È un attimo però, calma. Non so qua i bagagli. Che vada, ma... No, non so qua. Jake va di sopra, prende i bagagli. Caitlin va avanti con la sua vita. Ah, quindi devo tornare in casa. Ah, ma ce ne stiamo andando? Ma ce ne stiamo andando? Scusate una cosa, però, Io imperterrita. Ragazzi, allora, guardiamoci attorno perché a me servono i tarocchi. E chi cazzo sei tu? Stando ai resoconti del giornale locale, la North Key Gazette. Non si sa, per i due personaggi non si sa se sono video morti ancora. Cosa ascolti? Buon per te. Jacob, fermati. Voglio andare a vedere qua sotto. Comunque, boh, non lo so. Penso siano morti. Non so, è passato 2 mesi e passa. Non lo so. Non lo so, ragazzi. Non so che dirvi.
Allora, lei di sicuro non è morta, non penso, perché secondo me il poliziotto presumo sia buono, anche perché non l'ha uccisa la drogata. Lui, boh, sarà morto, sarà infettato dal cane, qualunque cosa sia, sempre che sia un cane. Saranno dei lupi mannari, boh, non lo so. Ciò che non ti uccide ti fortifica. Parla per te, insegna. Bravo. Saliamo, va, andiamo a prendere le valigie. Ma quindi c'è che cazzo è chiuso? Ehi. Ehi, una mano con i bagagli, magari? Oh, è che in questo momento stavo giusto riparando la porta e... Dylan, andiamo. È rotta. Dylan, aspetta. Non posso, è che... Devo prendere le ultime valigie, dai. Che non va, si sta chiudendo. Dylan, aspetta. Scusa, amico. Ma è scemo? Ottimo, grazie mille. Sì, un mostro ha colpito Max. Il poliziotto... No, allora, un mostro ha colpito Max. Noi abbiamo provato a salvare Max con Laura, tirandolo su dalle scale. Però, praticamente, Max è stato preso poi di nuovo da questo mostro. Il poliziotto dietro Laura l'ha drogata con una siringa. Dopodiché, il poliziotto ha sparato a qualcosa, non si sa cosa. In teoria, in direzione di Max e il cane, ma non si sa che cosa ha sparato. Cos'è? Targa del campo, ok. Targa del... Il capitolo estivo di... Ok, il campo estivo di Quarry fu aperto nel 1953 ed esiste ancora oggi, quasi 70 anni dopo. Perfetto. Quale finestra, ma... Salto! Minchia, che agilità, ragazzo mio, cioè... Cioè... Potrei essere più agile io quasi che... Boh, non mi muovo. Horror. Io odio l'horror. Ok. La casa non è neanche così tanto male. Cazzo è grossa sta casa, sto capendo niente. Quello è un tarocco? Shh, no. Ma questa qui è una tavola Ouija. Sembra una tavola Ouija, raga. Vero? Pure noi lo odiamo, amo. Ok. Pronti? Ma è gigante sto posto, ragazzi. Cioè, io comunque devo salire. Questo foglio? Niente. Vabbè, io penso che non ci sia niente qua. Ok. Io... Ci sono scale? Le scale forse sono di là. Ok. Keep out. Va bene. Tu chi sei? Adesso spiegami perché mi hai chiuso fuori. Ah, le scale, eccole qua. Chiudermi fuori? Avete 2 anni? Ok, in mia difesa, A era un'idea di Dylan. E B è stato uno spasso. Oh, sì, certo, come no, uno spasso. Non l'ho deciso che io. Che scherzo. Ok, come ti pare, senti, mi aiuti o no? Sto ridendo. No, sto qui ad aspettare che Mr. H ci ridia i telefoni, scusa. Ma che cazzo. Ok, che è successo alle scale? Così si evita che i procioni e le altre canaglie moleste saccheggino tutto quanto. Così ha detto Mr. H. Oh, perfetto. Ah, è quella lì. Ma lei non si sa. Io penso sia un personaggio a sé. Cioè, nel senso, che ti legge le carte. Non penso sia importante. Penso, non lo so. Mister H è Hackett, serve restauro. Il proprietario del campo. Oh. Gesù. Qui tutto cade a pezzi. Vabbè, ma raga, ma quelle scale là, raga? Ma che cazzo?
Andiamo di là. Ma tu puoi chiudere le scale così? Imbarazzante. Vabbè, allora. Sei qui, Dylan? Posso occuparmi di uno stronzo per volta, Jacob. No, non si sa, Iwo, ancora non si sa, è presto per dirlo. Ancora non lo sappiamo. Cioè, non penso sia così... Boh, non lo so, ragazzi, non lo so. Perché tipo, nel gioco della Dark Pictures c'è un personaggio che è tipo quella che ti legge tarot. Cazzo, ma qua è buio. Non vedo un cazzo. E cosa devo fare? Eh? Boh, non vedo un cazzo. Devo salire le scale, presumo. Devo capire come. Ma non puoi correre, zi. Sì, è buiissimo, ma il bello è che ho anche... Ah, ecco le valigie. Alzato la luminosità. 10 c'è la cucina. La mensa. Ok. Ok. Ho i bagagli. Bravo, solo soletto, eh? Già. Ti ci dovrai abituare. Oddio, sei proprio cattiva. Almeno sono onesta. Oh, ok, ci risiamo. Ok, non mi stai dicendo la verità su te ed Emma. Sulla difensiva... No, facciamo scherzoso. Ah, va bene, quindi sarei io quello che non dice tutta la verità, eh? Oh, non ci provare, non mi puoi fregare, Jake. Oh, scusa, ero distratta dalla rima e ho dimenticato cosa stavo... Oh, no, stavi giusto confidando a me che tu ti sei presa una cotta per Ryan. Aspetta, parliamo di Ryan, l'istruttore di vela con quell'aria sexy da sociale che non fa assolutamente per me? Chi è Ryan? Malizioso. Ah, sexy, eh? Il più fico del campo. Ah, certo. Ehi, l'hanno detto le ragazze del settimo gruppo il secondo giorno. E c'è Ryan, poi vengo io, poi Dylan, Emma, Abby... Ok. Nick, e poi Mr. H e... Ok, manca molto alla fine? Grazie. Ecco, finita. Erano tutti. Quindi ti ha mollato davvero, eh? Io non... Oh, ok. Lei ha detto... Ecco, come faremo in futuro? Scuole diverse, bla bla bla. E allora io ho detto... Ecco, sai com'è? Un rapporto a distanza, bla 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 bla. E lei era tutta... Con quella faccia, eh? Già, del tutto senza pietà. Cavolo, certo. Poverino. Che quella riesce a rigirarti proprio come le pare e piace. Come cavolo è possibile? Povero cuccio. Il detto, ma poverino. Fa tristezza, ma comunque. Sfinito strafottente. Facciamo... Trafottente. No, ma intendo sul serio, dai, hai ragione. Era solo una stupida storiella estiva, che altro potevo aspettarmi? Oh, vediamo. Amore, stabilità, fidanzamento, matrimonio, casa, figlio, amante, figlio, divorzio, solitudine, pagare gli alimenti, affido congiunto. Ritorno di fiamma inatteso, nido vuoto, pensione, nipote... casa di riposo e, infine, morire uno nelle braccia dell'altro e venire sepolti abbracciati come quelle mummie millenarie che vengono rinvenute a Roma. Una cosa così, no? Oh, scusa, eravamo io e Ryan. Vediamo... Ah, ecco qua. La tua dice solo pompino. Ma è la lista che vale per tutti gli uomini. Ah, oh, direi accurata. Aspettate. Vabbè, a me già okay, lei... Siamo sicuri che okay. Questo scassone non ci lascerà per strada? Kathleen non ci casca. Valuta tu, spero di no. Un'altra notte nella natura potrebbe uccidermi. Ehi, ciò che non ti uccide ti fortifica. Beh, io non ho ucciso, per allora, ora. Allora, Kathleen, dobbiamo malizio. Fare in modo Ehi, di non smettila. Far morire Kathleen. Ok, quindi
Solo per ipotesi, se fossi un grandissimo stronzo che vuole sabotare il furgone per poter passare un'altra notte non qui... Non ci provare! Cosa dovrei fare di preciso? No! Beh, forse... Ti taglio staccare tutto. Il tubo del carburante, o... non lo so... Togliere la spazzola rotante. E sì, saresti un grandissimo stronzo. Ok, e che forma ha una spazzola rotante? Non è una spazzola, ma ruota. Hai presente la cupoletta nera con i cavi che escono? Jake, tu lo sai che anche se dovessimo rimanere bloccati qui, un'altra notte con Emma non servirebbe? Credimi, quella ha già deciso. Sì. Certo. Non mi fare incazzare, Jake. Ti faccio morire. Staremo a vedere. Sei proprio un cretino. Rompi tubo. Ah, cazzo. Cioè, comunque devo rompere qualcosa. Allora sei veramente stupido, cazzo. Lei ha detto di rompere la spazzola rotante. E tanto comunque... Ragazzi... Rompo... Io provo il tubo del carburante. No, forse ho fatto una cazzata. Questo sembra importante. Ah, cazzo. Ho paura. Ho fatto una cazzata, domani non lo so. Metto tutto quanto a posto, ok? Giurin giurello. Vabbè, rimaniamo senza carburante. Però in teoria non è rotto. Qui, belli miei. Ok, basta trovare il non carburante. Non ti sembra che tramino qualcosa? Ehi, Jacko! Cosa? No, dai, cazzo! No, dai, davvero! Al volo! Oh, Nick! Oh, cazzo. Boh! Oh! Prendi questo! Oh, cavolo, bella presa! Idiota. Ti lancerei dei bigliettoni. Io ti sono circondata da idioti. Oh, meno male. Va bene abolire la tecnologia qui, ma ridatemi il mondo. Speravo che Mr. H mettesse almeno in carica i telefoni. No, non è mai colpa tua, vero? Lei che sta a fare? Ragazzi, ma che comunque, cazzo? Ti converrebbe conservarlo solo per le emergenze. A meno che essere mollato non sia un'emergenza. Oh, colpito! Almeno io ci ho dato dentro, gira largo. Vabbè, facciamo amichevole. Ok, beh, almeno io ce l'ho avuta. Raga, ma avete messo ansia adesso? Perché ho fatto cavolo, la cazzata? Steso. Beh, sai, magari non interessa a tutti avere una pesca. Ok, rinfoderate i peni e continuiamo il duello in macchina, Dove sono tutti gli altri? Ora, perché dovrei saperlo? Perché a volte ne sai più di me. Senti, non so nemmeno cosa risponderti. Di Nick... Sei più intelligente di me e sei un fico che può avere tutte le ragazze che vuole. Sì, sì, certo. Continua a sognare. Comunque Giacomo mi fa troppo ridere, poverino. Ragazzi, ho paura! Ciao, Sofia. Ma che cazzo? Vabbè. Me ne pentirò? Ahimè. Vabbè, vedremo. 22 agosto, 5 e mezza, Abigail. Dai, raga, ho fatto una cosa così. Dai, ragazzi. No, veramente? Ho sminchiato tutto il gioco. Ho sminchiato qualsiasi cosa. Cioè, non possono più andarsene da qui con nient'altro. Dai, raga. Dai, ragazzi, non è possibile. Festaiola, aggiornamenti? I pargoli se ne sono ufficialmente andati. Dammi un 5 alto. Oddio, ti ridaranno il telefono, vero? Andiamo a prendere le borse e filiamocela da questa palude puzzolente dimenticata da Dio. Porta chiusa, valigie dentro. Fanculo. Sì. Beh, è chiaro quello che dobbiamo fare. Trovare una chiave? Scriverci il destino. E con il destino intendo sfondare questa cavolo di serratura e prendere le borse. Lascia le valigie. Boh, fai irruzione. Ok, d'accordo. Ma se finiamo nei guai, sarà il nostro segreto. Il signor Hackett lo scoprirà. E allora? Penserà che è stato un orso. Hai visto orsi in questi boschi? No, ma non vuol dire che non ce ne siano. Tusce. Bene, all'opera. Al tre. Uno. Due. Tre!
Ok. Vedi, bisogna sempre pensare positivo. Perché ti do ancora retta? Esatto, perché ho sempre ragazzi. Ragioni. Pensate positivo, ragazzi. Sicura pensate che daranno positivo. La colpa a un orso? Oh, mio Dio, rilassati, non abbiamo ucciso nessuno. Ok, allora io do un'altra occhiata in giro, controllo che non ci sia altro. Divertiti. Ok, fatemi controllare. Vi uccide... Ma raga, ma che cazzo è so? È della piccola Izzy. Oh. Strappiamolo. Pugnaliamo. Voglio fare un gioco. Oh, fucking God. Conserva. Ti riporto da Izzy. È bruttissimo, ma no, ma poverino. Ma che ne so, magari ci può servire come esca, che ne so io. Vabbè, ma ci sarà del carburante qua in giro? Cioè, nel senso, il tubo è rotto. Raga, io comunque, basta, parlo di sto carburante. Mi avete messo ansia. Non riesco a credere che mi mancheranno questi materassi sgangherati. Ok. Freak show. Questo posto è stato sul giornale. Oddio. Ok. Ritaglio di giornale. Ok, ritaglio del giornale locale. La North Kill Guard. Non sembra recente, parla di un incendio. Sarà stato qui a Hackett's Quarry. Comunque si parla di questo circo. Boh, non lo so. Ma io non pensavo rompesse il tubo, cioè pensavo che, cazzo ne so, lo staccasse e basta. Cioè io pensavo, in realtà io pensavo che togliesse il carburante. Non che lo rompesse proprio. Ok, non ho capito cosa c'entra il circo con questa storia, però ok. Ci saranno delle persone deformate, I don't know. Dove devo andare secondo voi? Proviamo ad andare di qua. Cos'è che devo fare? Dai un'ultima occhiata alle casette. Ok. La vellità di un matto. Aspetta. Questo qua è il percorso, scusatemi, stupido è chi da stupido muore. Comportarsi da scemo ai suoi pro e contro, ma non esistono scelte senza conseguenze. Se l'ignoranza è beata, la stupidità... Allora, ok. Va bene, va bene, va bene. Questo gioco... Che cazzo? Sarà strano svegliarsi senza gli annunci mattutini di Dylan. Io che non ho ancora capito chi è Dylan, però ok. Cos'è quel corvo? Ok. Ehi! Smettila subito! Ma che te frega? Tanto ce le dobbiamo andare. Vabbè. Ma poi nello zainetto è tipo... Sembra Batman. Ha le ali di pipistrello, carino. C'era qualcuno alla fine... Ah, sai che non ci ho fatto caso? Io non ho ancora capito che stiamo... No, no, noi ce ne stiamo... Ce ne dobbiamo andare da questo campo estivo. Quindi stiamo raccogliendo le nostre cose... per andarcene. Il problema è che loro ancora non sanno che la macchina è andata, quindi non ce ne andremo mai. Lei in teoria deve farsi il giro per le casette, da quello che ho capito. Quindi boh, io mi faccio il giro. Non so se me le devo fare tutte, non ho capito. Giusto? Dai un'ultima occhiata alle casette. Ok. Ho capito, ma ce n'è 300.000. Cosa devo fare?
tutte me le devo fare, mi pare strano. Boh, io dubito di doverle fare tutte. Ma qui c'è qualcosa. Jacob più Emma più... Ma perché mi viene fuori questa cosa? Cacchio. Speriamo che Jacob non lo veda. Pensavo fosse un indizio. Prova raccolta. Fiala vuota. Oh, una fiala vuota dall'odore sgradevole. Prima prova. Ma che cavolo è? È di Dylan? Non lo so. Cos'è che c'è scritto? Scusatemi. Jacob più Emma più... Ah, forever. In realtà c'è scritto solo summer. Ma chi è che l'ha eliminato? Scusatemi. È stata Emma, boh. Boh, andiamo di qua. L'acquazzone è arrivato pure da voi. Vi sta bene. Ah, lì c'è qualcuno. Andiamo di là. Tanto, secondo me non devo farmi tutte le case. Dai, mi pare un po' strano. Ciao, Emma. Sei pronta? Sì. Titubante. Andiamo, andiamo. Andiamo. Andiamocene. E adesso sciogli le briglie, vamos, hermana. Sei sempre così... teatrale? Odiosa. Comunque è grandissimo questo campo. È tutta scena. È quello che vuole la gente. Quindi fingi? Alla fine, se ci pensi, fingere è essere se stessi, ma ad alta voce. Dovresti provarci anche tu. Magari poi potresti far colpo. No. E comunque è tardi. Per cosa? Tu e Nick? Non lo saprai se non ti metti sul mercato. Chi è Nick? Io mi sto facendo confusione con questo. Oddio, cazzo! Non avevo il controllo. Oh, ottima guida, Tex. Non posso mettere via il controllo, manco per un secondo. Allora, tanto per dire, mettiamo che voglia mettermi sul mercato. E se fosse un buco nell'acqua, un po' come te, Jacob? In realtà, è molto dolce. Perché hai chiuso? Avventura estiva, viviamo almeno a 4 stati di distanza, lui è d'accordo. Eh sì. Ma vale per noi? Per te, Nick, magari è diverso. Chiedigli il numero, scrivigli. No, ho già la sua email. È in quei moduli del primo giorno. Email? Hai 90 anni. E perché no? Mi mancherai tanto, Abby. Oh, aspetta! Oh, ma la baita è da quella parte. Vai di qua. Perché? Dai, strada panoramica. Un ultimo giro trionfale del campo. Ma guarda, mia già... Mamma mia, ragazzi. Strada diritta alla baita. Vabbè, facciamo la strada panoramica. E vai, va bene. Ma quale trionfo? Che sono curiosa. 2 mesi, niente tecnologia. Non mi è dispiaciuto essere offline. A me sì. Sono mancata ai miei follower. Secret route. Come farebbero senza di te? Sarcastica. Oh, come avranno fatto per 2 mesi senza di te? Vorrei farti notare che ho una fanbase molto esigente e partecipativa. Io offro contenuti molto utili ed educativi sullo stile di vita sotto forma di divertentissimi monologhi. Hanno bisogno di me. No, come no? Sei il loro faro. Beh, sì. Scommetto che saranno felicissimi del tuo ritorno. Ecco il mio posto. Il falò? No, l'isola. È molto intimo, no?
Bello, è bello. Ma quello non è fumo. Oh, cavolo. No, facciamoci i cazzi Dovremmo nostri. Avvisare? Però è il giorno, cioè abbastanza dire... contenuto. Sarà solo a Mr. H che brucia qualcosa prima di... beh, di chiudere per l'estate. Già. A proposito, direi che è il caso di andare. Ah, già, temi che Nick se ne vada senza di te? Ma no, no, ci staranno aspettando. Mm-hmm. Ci aspettano tutti. Tutti, sì. Nick, ti aspetta. Tutti, stessa cosa. Io curiosa di Mr. H. Boh, vedremo. Proprietario del campo, da quello che ho capito. Ma perché sempre queste inquadrature inquietanti? Ma secondo me magari hanno fatto degli esperimenti che boh, hanno usato tipo nel freak show. E questi mostri sono quelli del circo? Boh, non lo so. Tranquillo, Dylan. Jacob, ci penso io. Io sono carico al 100%. Affanculo. Ok, Dylan è questo qua. Ah, idiota. Non va più di moda caricarli? E comunque qui non prende mai, siamo praticamente in culo al mondo. Invece che nel tuo? Cosa? No! Vado a succhiare un po' di carica da Mr. H prima di partire. Ok, sono arrivate anche loro. Ehi, hey, Nick! Ehi, hey, voi dove eravate? Lo vuoi sapere, eh? Ignorala, ti prego. Andiamo. Devo solo caricare questi bagagli su quel coso. No, aspetta. Tre ragazzi. Ci penso io. Posso pensare da sola ai miei bagagli, grazie. Sei sicura? No, yeah, perché per me non è un problema. Può pensarci da sola ai bagagli, grazie tante. Possiamo entrambe pensare da sole ai nostri bagagli, grazie. Bene. Ma ti prego. Vabbè, ok. Dai un colpetto. Boh, dai un colpetto. Che cazzo devo dire? Oh, Abby, ti serve? Sì. Posso? Grazie. Ma come va? Ok. Ma che cazzo? Mi viene troppo. Io riderei in faccia a tutti, non ce la faccio. Sì, di sicuro è in Vabbè. Giro a riflettere con quell'aria misteriosa e seducente. Sono qui. Che ci facevi lì sotto? Il solito menage a uno? In realtà stavo ascoltando un podcast. Oh, un podcast? Questo chi è figo. Chi è lui? Ryan. Di che parla? Cauto, amichevole, amichevole. Già, di che parla? Magari di me? Tu credi che ascolterei un podcast che parla di te? Se ci fosse un podcast il su mystery. Uno di noi sarebbe su di me. Certo, e sarebbe intitolato L'incredibile vita di una faccia da culo. Oh mio Dio, ma quanto sei infantile! Almeno io non ho la faccia come il culo. No, è un podcast sul paranormale, oh, un episodio su una leggenda del posto. Come spero muoia per primo, una left key. La key di cosa e dove, scusa? Cos'è la strega di Hackett's Quarry? Non conosci la strega di Hackett's Quarry? No. Secondo te perché te l'ho chiesto, genio? No, parlale della strega di Hackett's Quarry. Non penso proprio che voglia sapere della strega di Hackett's Quarry. Possiamo smetterla di dire la strega di Hackett's Quarry? È solo una vecchissima storia per bambini. Dice che pare ci sia una anziana che è morta in un incendio diversi anni fa. Ora cerca nel bosco il suo bambino perduto. Silus. E si sentono dei sussurri in tutto il bosco e c'è questo fantasma che gira, insomma, niente di nuovo. Silus. Qualcuno dice che se ti trovi in giro da solo... prova a trasformarti in suo figlio. O ti uccide o qualcosa, non è molto chiaro. Comunque, strega di Hackett's Quarry. Te lo sei inventato. Ne parlano nel podcast, giuro. Bella storia, amico. Comunque, avreste dovuto vedere la prima volta che l'ha raccontata ai bambini del campo. Li ha traumatizzati a vita. Ci credo. Oddio, non... una vita.
Non lo Bisogna stare attenti con queste cose, è tutto vero. Andiamo, dai, sono stronzate. Cosa vi trattiene, hacchettieri? Abbiamo quasi finito, Mr. Eccolo. H. Eccolo! Allora. È tempo di sloggiare. Levatevi dalle palle. Scusa, Mr. H. Abbiamo dovuto liberare alcuni bagagli. Shh, sta zitta. Se qualcuno non avesse perso tempo a cercare di far colpo con storie di fantasmi... Me l'hai chiesto tu. Storie di fantasmi? La strega di Hackett's Quarry. E le chiavi del furgone, Mr. H. Ah, oh, sì, giusto. Davvero. Perderei la testa se non l'avessi attaccata. Bene, torno in ufficio. Questo muore e gli tagliano la testa. Vieni a darmi una mano, Ryan. Oh, sì. Ehi, Mr. H. Che c'è, DJ Dylan? Sarebbe possibile ricaricare il telefono. Vorrei sentire la musica in viaggio. Scordatelo. Infastidito. E dai, ho chiesto una cosa easy. Ehi, bro, io sono tipo il fra più easy della storia. Ci sto dentro, bro. Voglio solo un po' di musica per il viaggio, dai. Ok, basta così. 5 minuti, bro. Mi bastano davvero solo 5 minuti, bro. Ha detto no, Dylan. Ryan sì, si sta spazientendo. Solo... Ah, è lui, vedi, allora lui è Ryan. Ok. Perché Nancy? Aspetta, mi sono persa. In che senso? Ok, Chris, sono contento che abbiamo un momento per parlare. Okay. Non mi vorrai licenziare. No, non è... ecco, vedi, è per quella cosa di... con... No, aspetta, dammi Left, un minuto, in che senso? Per favore, devo rispondere. Oh, sì. Na Left mi mette ansia. Oh, scusa. Pronto? Ascolta il podcast Origlia. Cosa? Perché sono ragazzi. Non è che possa cacciarli via così. Stanno per andarsene, ok? Il tempo stringe e lo sai, non vogliamo. Vedi, questo non è il poliziotto, correre, okay? Questo secondo me è tranquillo, poliziotto. Ho già pensato a tutto. Io e Bobby siamo pronti. Se è ancora in giro, lo prenderemo. Stiamo perdendo tempo. Io e Bobby? Lo sappiamo entrambi. Lo prenderemo? No, perché? Sembra sparito. Magari non vuole farsi vivo, ma se continui a tenermi al telefono per niente, mi ci vorrà una vita per mandare via quei maledetti ragazzini. Bobby forse è il nostro poliziotto, certo. Psycho. Adios. Bro. Vabbè, spostati, non lo senti arrivare? Scusa, vabbè, allora io sei non... pirla, cazzo. Non cioè... ascoltavo. Stavo solo... ero... Cioè, ho sentito... Chris intendo, è deluso da te. Cosa stavi... Tranquillo, vieni, entra. Scusa, cioè, questo ha fatto 4 metri camminando. Vabbè, ragazzi, io veramente... Ti serve una mano tutto il tempo a trovare per spostarsi. Le chiavi? No, la fine dell'estate è sempre incasinata, sai. Comunque, stavi per chiedermi? Sì, è solo per la scuola di animazione. Non so cosa fare. Ah, sì. Cioè, io dovrei decidere se lasciare mia sorella con i miei nonni, visto che dovrei andare al campus e mia madre non è presente. Non vorrei abbandonare Sara da sola. La nostra famiglia è... già abbastanza piccola. Beh, la famiglia è importante, Ryan. Cavolo. Va tutto bene? Ehi, va tutto bene? Hai un appuntamento? Dubito. Ah, beh. Se solo sapessi. Lui ride. Quindi, di cosa volevi parlarmi? Sei uno dei miei tutor preferiti, Ryan, lo sai, vero? Uno dei migliori. Mm-hmm. Ma sai quante chiamate ricevo dai genitori? Lettere su lettere che i bambini terrorizzati mandano a casa? No. Oh, io non ci ho pensato. Fidati, se i bambini scappano dal campo per la paura, gli affari poi vanno maluccio. E quindi magari puoi... evitare le storie di fantasmi.
dispiaciuto. Scusa, non me ne ero proprio reso conto. Devi capire che le tue azioni hanno delle ripercussioni. È fondamentale per un tutor, per un capo. Già. Limitati al kumbaya la prossima volta. E sarebbe? Come? Non ma si che canta più il kumbaya. Vabbè. Sono santo cielo, sono troppo vecchio per queste cose. Davvero, Chris? Dimmi, che succede? Voglio solo che siate tutti al sicuro e lontani da qui prima del tramonto. Dubito che accadrà, visto la cazzata che ho fatto, però va bene. Indiscreto. Perché? Sta facendo buio, Ryan, e non è mai sicuro guidare col buio. E senza sicurezza non c'è divertimento, lo sai? Ci l'hai detto la sua stessa cosa, cos'è che ho detto, scusami? Dammi un minuto. Io comunque non ho capito perché Ryan è venuto qua, cioè nel senso, a parte per le chiavi, cosa c'entrava sua sorella? Boh, non ho capito. Mi saluteresti Caleb e Kaylee? Non li ho più visti. Li rivedrai il prossimo anno. Caleb lavora al deposito di rottami in bassa stagione e Kaylee... Ah. Beh, deve ancora decidere cosa vuole fare. Ha tutta la vita davanti. Fanno un po' come gli pare e piace, capisci? Teenager. Sono dico troppo bene. Vecchio. Speravo che ci aiutassero a fare bagagli, visto che eravamo in pochi. Non mi sembravate in difficoltà. Gli dirò che ti è dispiaciuto non salutarli. Ma sono vivi almeno. Ho aperto il furgone, ho messo le chiavi in tasca. Sono venuto qui. Trovate. Dove le avevo lasciate? Ah. Squagliamocela. Assicurati che siano pronti ad andare. Stavolta sul serio. Non conosco anche come cammina. Sì, un po', vabbè. Scusa, come mai hai riavuto il telefono prima di noi? Non l'ho consegnato. Avresti dovuto spegnerlo prima di consegnarmelo, Dylan. Queste sono le regole. Cerco di non vivere nel passato, amico. Bene. Perché è ora di salire a bordo del minivan e andare avanti con le vostre vite. Forza a casa! Oh oh oh! Qual è il problema? Cacchio, non lo so. Penso sia un problema al motore, Mr. H. Lo vedo anch'io. Sì, cioè, è proprio... caput! Perdonatemi, io non volevo! Non l'ho fatto apposta. Cosa ti ho detto? Che è andato? Forse stai sbagliando qualcosa. Forse stai sbagliando qualcosa. Che cazzo hai? Basta. Tutti e due. Io penso. Muoviti, dai. Calma. Calma. Scendi. Ho capito. No. Porca. Porca indietro, forza, puttana. Forza, forza. Jacob. Jacob. No. Fermo, fermo, fermo. Ci penso io. Vabbè, zì, facciamo un po' di griglia. Grigliamo un po', dai. Che cazzo fa? Che cazzo fa? Cazzo, calma, ti volevo aiutare. Perché l'ho preso? Che cazzo è successo, raga? Ciao, Mary, buonanotte, ama. Ok. Ok. Non è un problema grave. Passeremo un'altra notte qui. No, no, stai zitto. Fammi pensare. Oh, ma perché io ho preso l'acqua? Non volevo prenderglielo. Aia. Ok. Calma. Hai ragione, certo. Cosa? Hai ragione. Vabbè, ma c'è un'altra macchina. No. Ryan, vieni un secondo. Potevi fare danno con l'acqua? Ah, cioè aumentava il fuoco? Ma poi scusami. Devi assicurarti che tutti stiano all'interno della baita stanotte. Chiudi le porte, nessuno entra e nessuno esce. Nessuno, capito?
Nessuno okay. entra, nessuno esce, non la vedo bene. Un domattina sul presto sarò qui. E vi spedirò tutti a casa. Okay. Devi solo tenere tutti quanti all'interno. Ok. Promettimi Promesso. Che lo farai. Allora, scusami, se loro ti dicono che te ne devi andare, tu prendi e te ne vai, esatto, titubante, no, accondiscendente, vai. Sì, certo, sì, non usciremo. Ecco, bravo. Terry, sicuro, è sicuro. Chiudi le porte e vedete di non fare troppo rumore. Ma poi scusa, perché lui ci sta abbandonando? Comunque, scusami, tu avevi la macchina, cazzo. Li ficcavi tutti lì dentro, a tutti assieme, e te li portavi quindi... via. Cioè, non che ho capito. Ha detto di chiuderci dentro. Rimaniamo qui fino a domani. Cioè, lui ci sta abbandonando. Stai qua? Scherzando. Emma. Stiamo scherzando. Che cosa dovremmo fare? Beh, dovremmo andare capirai dentro, dopo, come ha detto. Ok. Moriremo tutti. E aspettare. Sì. Moriremo oppure... tutti, raga. Oppure possiamo fare qualcos'altro. No, cazzo, Dylan. Diamo retta a Chris. No, 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 no. Diamo retta a Chris e facciamo come ha detto. Ti pareva. Chi se ne frega di quello che dice Chris? Non è più il nostro capo adesso. F-E-S-T-A. Abbiamo il potere. Party. Beh, sembra che la fortuna ci sorrida finalmente. Ok, ok, ok. Un ultimo, gigantesco ed epico falò per salutarci. No, il falò, no! Ma perché, cazzo? Oddio. No, grande. Cazzo, sì, io ci sto, Nick. Che dici? Dylan ci parti tutti insieme. Dylan è con noi, ovviamente. Bravo, Ciccio. Caitlin? No. Come vuole il popolo. Grande, ok. Em? Tu no. che dici? Ma che sì, faccia? Ci sto. La faccia stranissima. Il signor Hackett ha insistito molto perché rimanessimo no, all'interno. Voleva solo spaventarci, capisci? Come... E quelle stupide storie spaventose di Ryan. Perché dovrebbe spaventarci? Ma soprattutto, come ha fatto a pensare che degli adolescenti possano rimanere chiusi in casa? Ma ok. Sembrava spaventato davvero. Non credo che volesse spaventare noi, Jacob. Penso ci fosse qualcosa che spaventasse lui. Gesù Cristo. Chris sembrava molto serio quando me l'ha detto. Non rovinarci la festa, andiamo, è l'ultima notte. Sì, della vostra vita. Che glielo prometto. No, 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 no. Ehi, asterisco. Vabbè. Tranquillo, ok? Ti capiamo. Sì, non vuoi... Non vuoi deludere papà. Il gruppo papà, si sta stufando di Ryan. Sbrigativo. Facciamo sulla difensiva. Sì, beh, scusa se tengo a queste cose. Oh. Senti, fate quello che volete. Oh. Io faccio come ha detto Chris. Addio, me ne vado. Ciao, belli. Peace, Ryan, peace out. Dai, amico. Aspetta. Vieni, Dylan, vieni. Ok, 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 accattieri. Comitato della festa, forza, dai. Ok, per prima cosa, Nick e Abby... Ci serve della legna. Emma e io andiamo al negozio a comprare qualcosa. Chissà perché proprio lui è Mentre... Emma, però Dylan, ok. Dylan, tu boh, trova il modo di caricare i telefoni. Provaci. Che poi okay, cazzo, andiamo. Cioè loro sono senza telefoni perché sono scarichi? Vabbè, a parte quello di Ryan. Ok, quindi solo Ryan ha il telefono che funziona. Ma io non ho ancora capito perché hanno i telefoni scarichi, però ok. Ah no, giusto, perché li aveva presi Mr. Hackett e non li ha caricati. Ok. Oddio, è questo? Oh madre. E quello? Oh cazzo. Perché è pieno di sangue? Oh mio Dio. Non mi piace, raga. Ma sì. Che bontà. Sangue. Questi vanno a caccia. Di cosa non si sa. La left, addio, è stato bello. Cosa c'è scritto? Hunting season. Sì. Vanno a caccia, stagione della caccia.
Speravo nel tuo ritorno qui da me. Io non ho trovato tarocchi, signora. Vediamo cosa hai trovato. Subicazia, mi taglia... A mani vuote. Mi taglia le... Devi guardarti attorno. Trova le mie carte e io ti aiuterò. Da dove vengo ci proteggiamo a vicenda. Io già so che moriranno Trovale, tutti. Trovale, ti prego. E amo, non sei entrata nelle case. Cazzo, ma io non pensavo di dover entrare nelle case. Dai. Dovresti andare. È ancora presto e la luna brilla, ma il tempo non aspetta. Non per chi ha una storia da raccontare. Sii prudente. Trova la tua strada. E trova anche le mie carte. Dai, scazzata mi fa morire. Incazzatissima, ragazzi. Ciao, Nancy. Solo il nostro istinto a guidarci. Riusciremo a restare umani o finiremo a cibarci dei cadaveri degli altri come i sopravvissuti di quel famoso film sul disastro aereo? Prima portata, Filéo Jacob. Saporito e carnoso questo raro manzo può lasciare un retrogusto piuttosto irritante sul palato. Un piatto ricercato? Non c'è che dire. Ma andiamo. Wow. Che c'è? Sembra che cerchi di avvitare un chiodo con una salsiccia molle. Oh mio Dio, ho quasi fatto, ok? Ma che cazzo? E comunque le tue analogie mi feriscono. Vabbè, Giacomo fa troppo quasi. Pena quasi, cioè. Un attimo. Vicino lui. Cosa devo fare? Calcia la porta? Ma dai, ma non voglio calciarla. Ce la puoi fare, Giacomo? Ecco fatto! Oh, io vedi, credo Viola. In te. Bravissimo. Prego a lei, madame. Puoi tenerla. Niente male, no? Scherzosa. Mi piace che ci sa fare con le mani. Ah beh, mi chiamano tutti dita magiche. Nessuno lo fa. Ok. Allora, se fossi una birra, dove mi nasconderei? Dove mi nasconderei? Bip, 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 bip. Che quella è troppo stupida. Cosa fai? Bip? Oh! È il mio birradar. Cioè. Il dar A della birra. Ok. Com'è che mi accorgo solo ora di quanto tu sia super stupido? Cosa? Ma è il mio birradar. Dai, Jacob. Io sono richiesta di là. Uffa, i bambini hanno fatto razzia. Ma si stava accarezzando il birrada. Mister H amava i Ma suoi accessori. Cassaforte, ci serve il codice. Mi sa che è un po' chiusa. Era prevedibile. Non so che codice hai messo. 111, cioè. Oh! Oh, sì, cazzo! Tombola! Ehi, guarda che meloni giganti. Vedi? Basta farci un buco, ci versi la vodka e si fa festa. Cioè, versi la vodka nel buco? Sì, è la cosa più divertente che puoi farci. La... seconda, più divertente. Ok, allora vi lascio soli soletti. Vado a cercare roba per la festa. Bru. Ok, allora siamo Emma. Perfetto. Che cazzo, non mi segui? Stai calmo. Stai calmo. Stai molto calmo. Allora, questo cos'è? Troverò mai un tarocco nella mia vita? Questo è chiuso.
Sì, è vero, fa quasi countdown mezzanotte o della morte, una delle due, insomma. Arum Scarum. Arum Scarum. Ancora, il secondo che trovo. Cimeli danneggiati. Allora, questi volantini pubblicizzano uno spettacolo itinerante. Ancora, le date riportate indicano che si è svolto più di 6 anni fa. Ok. E questo è un altro. Questo era incendiato. Ok, andiamo avanti. Quanto cazzo è grande sto posto? Pieno di mensole, è tutto vuoto. Ma poi stiamo cercando le birre qua dentro? Che robaccia. Ok. Madonna ragazzi, che due coglioni. Perché mi fate questo? Non lo so. E se invece non ci fossero mostri, ma solo serial killer? Persone svitate che, boh, schiavizzano gente. E le deformano e le imprigionano. Non lo so, raga. Beh, schiava... Ma che cazzo dici? Cosa stai dicendo? Schiavizza, ma che dici? Ok, ho aperto la porta e va bene. Vabbè, però volevo andare di là. Tururu. C'è il cinguettio. Ok, c'è qualcosa. Tarocco? Non mi pare. Piani di ristrutturazione. Allora, progetti per delle riparazioni strutturali alla canna fumaria della baita. Ok, stando alle note aggiunte, non sembra che al momento Chris Hackett abbia soldi per attuarli. La canna fumaria, quindi ha qualcosa che non va. Quote for... Non ho capito, cos'è che c'è scritto? Ok. Qua c'è qualcos'altro. Chissà che cosa c'è qui. È chiusa. Fai aprire a Jacob. Calcia la porta. Chiama Jacob. Vieni qua, Jacob. Jacob! Vieni qua a vedere. Oh! E allora? Serratura? Preparati, perché ora stai per essere distrutta. Ma quanto è stupido. E lui è proprio stupido, ragazzi.